Buongiorno, continuano i miei video sulle recensioni dei prodotti Zen Store, quindi ancora in collaborazione con il sito Zen Store. Il prodotto che vi andrò a recensire oggi, che vi andrò a recensire in questo video, è l'oleolito di Artiglio del Diavolo. Eccolo qua, spero che si veda bene. L'oleolito di Artiglio del Diavolo ha delle ottime proprietà antinfiammatorie. Io l'ho usato sulla cute. Infatti nell'ultimo periodo, avevo la cute un po' arrossata che prudeva. Sarà stato per il tempo freddo, sarà stato per il mio cappellino di lana che in questo periodo è immancabile sulla mia testa. Fatto sta che avevo la cute un pochino arrossata che mi dava prurito. Anche dopo lo shampoo, dopo gli impacchi e i lavaggi, stavo uno o due giorni tranquilla e questa cute riprendeva a prudere e a dare fastidio. Così ho impaccato con l'oleolito di Artigli del Diavolo, proprio per sfruttare le sue proprietà antinfiammatorie su questa cute, su questa pelle un pochino infiammata. L'ho messo così qua in un video, penso di avervi postato anche un video dove lo usavo. Comunque l'ho messo su tutta la cute, l'ho lasciato agire per qualche oretta mentre facevo le varie faccende di casa e poi ho lavato i capelli normalmente come faccio io. Io di solito faccio dei lavaggi alternativi, quindi uso il Gasul o le erbe indiane o lo shampoo. Qualche volta, molto raramente, quando devo levare un impacco bello pesante di olio, uso il detergente intimo oppure vado ad usare qualche shampoo, che può essere lo shampoo all'Amla KD o altro prodotto. Ma tornando all'oleolito del diavolo, come vi stavo dicendo, l'ho usato un paio di volte come impacco alla cute e devo dire la verità che la prima volta l'effetto rinfrescante è durato 4-5 giorni. Poi l'ho usato di nuovo, perché poi il prurito è ricominciato, comunque l'ho usato di nuovo, questa volta aggiunto a un pochino di gel d'aloe e l'ho massaggiato appunto su tutta la cute. E a dir la verità, piano piano l'irritazione, il prurito è andato passando e mo va molto molto meglio. Altra cosa, ogni tanto l'ho aggiunto qualche goccia al burro di cocoon e l'ho applicato sulle mani a mo' di crema, perché avevo le mani molto arrossate e molto screpolate. Come vi ho già detto nell'altro video, quando faccio i lavori domestici, quindi quando lavo i piatti, quando lavo i pavimenti, non uso i guanti, perché proprio non, i guanti non fanno per me, quindi sto sempre con le mani a mollo e inevitabilmente di questo periodo, con il freddo, con il vento, le mani, comunque con i prodotti chimici, che può essere il detersivo per i piatti o il detersivo per i pavimenti, si arrossano e si screpolano. Questo oleolito è stato molto utile anche per curare, diciamo così, il rossore delle mani. Altro modo in cui lo potete usare, altro modo in cui possiamo usare l'oleolito di Artiglio del Diavolo, sempre se spignattiamo, ma anche se non spignattiamo, possiamo aggiungerne un pochino alla nostra crema mani. Magari se usiamo una crema mani per le mani screpolate, possiamo aggiungere, se la spignattiamo noi, allora ci mettiamo l'oleolito di Artiglio del Diavolo e ci spignattiamo la nostra bella cremina antinfiammatoria. Che peraltro ha anche l'oleolito di Artigli del Diavolo, ha anche delle proprietà, un attimo, anche delle proprietà analgesiche, quindi magari se ci spignattiamo oppure se abbiamo dei dolori qua ai polsi, dei dolori magari alla cervicale, possiamo farci massaggiare un pochino di questo oleolito riscaldato e ce lo facciamo massaggiare sulla zona dolorante, che funziona bene anche lì. Come vi ho detto, il mio utilizzo per il momento, perché ho cominciato un pochino a sperimentarlo, il mio utilizzo per il momento è stato sia per il prurito e per il rossore alla cute e sia per lo screpolamento e i rossori delle mani e mi sono trovata molto bene, quindi per me anche questo prodotto è promosso. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il tappino contagocce, perché ogni volta che deve uscire una goccia
devi fare una faticata. Quindi l'unica cosa che non mi è piaciuto di questo oliolitto è solamente il tappo, quindi è solamente diciamo il flacone, che è il tappo in pratica, il contagocce. Mentre per quanto riguarda il prodotto, secondo me l'oliolitto di Artiglio del Diavolo è un prodotto molto valido, sia per la cura della nostra cute arrossata e pruriginosa, e sia per la nostra pelle arrossata, quindi lo possiamo usare veramente in tanti modi diversi. È un prodotto che vi consiglio, io sinceramente mi sono trovata e mi sto trovando bene, quindi continuerò ad applicarlo anche sulle mani per tutto l'inverno. Quindi è un prodotto che vi consiglio. Anche questo video finisce qua. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, buona giornata a tutte!